newest and most innovative satellite phone, the Thuraya X5 Touch, the world's smartest satellite phone. Hey, brother! Hey, go and shake! Hey, fine, shake! Okay, copy. Okay, sheet on. Sheet on. La mia prima regata con questo nuovo formato, con la partenza al traverso. Parte una barca italiana alla caccia di un record oceanico. Che passiamo prima di Capo di Buona Speranza. Qualche minuto per arrivare all'equatore, mi sembra un ottimo tempo. Siamo per passare l'equatore e una bella partenza, circa 10 nodi di vento che sono andati a crescere. Abbiamo navigato tutta la notte. Che fanno il titolo italiano, probabilmente vanno al mondiale, eccetera. Siamo sulla barca Isola tra una prova e l'altra, nel frattempo il vento è salito, siamo intorno ai 12-13 nodi, bello con le occhette, giornata di sole splendida, fa un freddo cane, come vedete siamo tutti super coperti. Delle belle condizioni il primo giorno, toste, però anche ieri e oggi, insomma, così e così, ma non devo dire che Genova ci ha regalato comunque delle belle giornate. La barca si prepara, non c'è un metodo, diciamo, una forma unica. L'emozione e la voglia di vincere sono quelle di sempre. La barca No è completamente nuova e pronta per affrontare i primi test in vista della nuova stagione. Abbiamo un albero diverso, molto più rigido, un sartiame solido in carbonio che prima non l'avevano. Bellissima questa inquadratura adesso di Bora Fast con il tramonto alle spalle. Sarà una lunga Roma per due, Roma per uno per i solitari, Roma per tutti. Prima tappa trofeo Optimist Italia Kinder più Sport, ma soprattutto della settimana velica internazionale dell'Accademia Navale e Città di Livorno. È nato a Livorno una nuova realtà, un centro velico cittadino.
bello del 420? Perché scegliere questa barca? Il 420 è una barca unica. Direi perché si va in due. È magica, non so come dirlo. È qualcosa di magico. OptiSud nasce dalla volontà di alcuni comitati regionali della federazione. E a me piace molto andare in Optimist. E mi piace che controlla la natura. Senti la barca come se facesse parte di te. È la decima puntata di Board Stories. Com'è andata questa prima giornata? Bellissima, una giornata stupenda. Parte il Dinamica 940 Camaleonte IV. Una sorta di appello a chi ci segue da casa, che vede questa puntata del Processo alla Regata. Poteva essere un sogno, ma è diventata realtà in pochissimo tempo. Luna Rossa e la Barcolana. Luna Rossa e Trieste, la Coppa America e la regata più affollata del mondo. Argentario, Cala Galera, Gran Soleil Cup 2018. Roberto Lacorte, il patron della regata, manca pochissimo a questa ennesima edizione. Nuovo record, 218 barche. Vi stiamo portando nel bel mezzo della vela italiana. Eccolo, è andato con passo felino. Bravo Fabio, ottimo lavoro quello del nostro driver Mario. Che fatica, ritirate perché? Troppo vento, troppa onda. Si inizia questa quarta prova della nazionale 420 di Senigallia. 500x2 quest'anno a Caorle. Abbiamo la fortuna di averle abbinate ad una serata da Augusta alla 500. Leg 11, l'ultima tappa del Giro del Mondo. 24 giugno, sono le 13, guardate. Si guardano a distanza di pochi metri. Campionato italiano affollato, di successo qui al Centro Velico 3V a Trevignano, Lago di Bracciano. Presidente Mitja Jaluz, a grandi passi verso la Barcolana 50. Siamo a bordo di Krivica, classe 1966, una barca d'epoca. Andiamo a scoprire chi è l'armatore di questa barca, perché avrete una bella sorpresa. Ciao Mauro! Il legno è un materiale vivo e la barca adesso sembra nuova. Sono i giorni della vela volante, sono i giorni della Foiling Week Garda. Questo è The Foiling View Powered by SLAM. Vorrei che tutto ciò fosse disponibile alla comunità bellica in generale. Grazie della vostra presenza, oramai sono 4-5 anni che ci seguite. Amici di Seili, ben trovati. Questa volta siamo in un circolo sul lago di Bracciano e parliamo di vela giovanile.
uno ha realmente avrà la sua opportunità di poter tirare fuori il proprio talento. Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, un successo, un trionfo della vela italiana. Ferrari Calabro, no, non si smentiscono mai. Mancano quindi 4 minuti al via di questa 14ª edizione della Palermo Monte Carlo. Ad assistere alla partenza della Palermo Monte Carlo 2018 c'era il principe Alberto II Ranieri di Monaco. Amici di Seili, vi abbiamo portato, vi stiamo riportando sul lago di Bracciano. E vediamo cosa succederà, vi terremo ovviamente informati. Vedete che al mio fianco c'è Sveva Carraro, la conoscete tutti. Sono riuscite a sfruttarla meglio scendendo. Beniale si erano messe in controllo con la doppia strada. Incredibile ragazzi, incredibile. Succede, annullamento. Tempo limite della medal. Penso proprio di sì, perché comunque sono passati 35 minuti e l'annullamento è arrivato proprio al 35esimo minuto, quindi... Si sono buttate in mare Benedetta Di Salle e Alessandra Dubini. Le ragazze azzurre sono campionesse del mondo juniores 470 Bracciano 2018. Sono molto felice perché è il secondo anno che vinco il mondiale, l'altro anno ho vinto in Thailandia. E sono state regate difficili, però sono comunque riuscito ad andare molto bene e sono felicissimo. Primo giorno dei campionati giovanili in doppio qui a Loano, siamo con Alberto Ciccio Rossi, ti chiamano tutti, sei conosciuto certo. Come Ciccio Rossi. Nell'RS Feva mi piace come è fatta la barca. E anche essendo una classe molto piccola è fatta bene. È bello andare su questa barca perché ci vai con un amico. Comodi al salone quest'anno, amici. Abbiamo pensato di partecipare a questo salone nautico particolare di quest'anno. I marchi, i brand dell'abbigliamento specializzato della vela sono tutti qui allo stand studio TV di Seili TV. Mauro Pedaschier, che ha appena finito una conferenza. Siamo a bordo del Milius 80, l'ammiraglia di questo cantiere. Della Rudder Room.
maggio, giugno sarà varata Barca 1. I ministi al Clinique del Porto di Roma. Io sono mio, sono stato pochissimo, ho fatto una regata in vita mia. Il progetto del gruppo è quello di produrre delle barche di qualità. Satellite phone.